Per l'ultima parte, nella quale, come abbiamo detto in precedenza, abbiamo anche voluto riservare uno spazio che probabilmente è anche più importante di quello di prima, perché vediamo che la politica non si mette d'accordo, parla solo e soltanto spesso di poltrone, dopo un anno e mezzo, due, non giunge a conclusione, e allora ci pensano i cittadini a provare a sopperire alle mancanze dell'amministrazione e della politica. Lo facciamo con l'organizzatore, l'ideatore, il fondatore di We Love Potenza, Enzo Fierro, al quale diamo un benvenuto ai microfoni di Radio Potenza Centrale. Buongiorno, ben trovato Giuseppe. Buongiorno, saluto anche l'avvocato e i nostri radioascoltatori. Buongiorno, ben trovato all'avvocato Dina Sileo, che abbiamo già avuto modo di avere ospite all'interno di Comunicare per Cambiare e che oggi ci parlerà di un'iniziativa importante per il Centro Storico a Natale. Buongiorno avvocato. Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti e buon pranzo per chi è a tavola. Bene, noi introduciamo il tema con la scheda di presentazione di Maria Fedota ed entreremo subito nel merito. Mentre la politica si azzuffa, tra poltrone da spartire e premi da assegnare ai dirigenti, la città continua a farne le spese. La città cade in una profonda crisi, perfino nel periodo più festoso dell'anno, per la prima volta niente luci di Natale. Il comune latita, il motivo, o la scusa ci verrebbe da dire, è la solita: il dissesto. I commercianti hanno provveduto a proprie spese e, come se non bastasse, il comune viene meno anche all'impegno della riapertura delle scale mobili nel periodo delle festività e l'avvio dei mercatini slitta. Ma qualcuno ancora mostra amore per la propria città. È il caso del movimento civico We Love Potenza, che ha previsto per la giornata di oggi un incontro dibattito per parlare di idee e proposte per il rilancio economico, culturale e sociale di Potenza Centro. Ma non sono i soli. Anche Dina Sileo, insieme ad altri cittadini, ha deciso di far rivivere Potenza. È previsto per il 23 dicembre il presepe della cultura e delle tradizioni potentine nel centro storico. Per fortuna, alle mancanze dell'amministrazione sopperiscono la volontà e l'amore dei cittadini. Cosa succede? Cosa succede in città? C'è qualche... Bene, allora, cosa succede in città? Oggi pomeriggio, Enzo, vogliamo parlare un po' più approfonditamente di questo incontro che avete organizzato? Sì, noi innanzitutto, se mi permetti, volevo fare così una piccola presentazione del nostro movimento. Noi siamo nati 5 anni fa. Davo per scontato l'avesse fatto, perché il nostro GR è molto seguito e un paio di volte, sì, ce l'hai ben presentato. Sì, mi fa piacere, diciamo, ricordare, che mi dai la possibilità di... È un onore. Di ricordare come siamo nati. Noi siamo un movimento civico che raccoglie tanti giovani, tante persone di buona volontà e soprattutto raccoglie una serie di idee. Noi siamo un piccolo e vero e proprio incubatore all'interno del quale riusciamo a raccogliere delle idee, dei contributi, anche dei progetti che provengono dalla società civile. Oggi pomeriggio, stasera in particolar modo, alle 20, proprio per dare la possibilità anche ai commercianti, perché dell'iniziativa di cui trattasi un ruolo attivo, visto che si parlava anche del centro storico, delle luminarie e di tutte le attività di animazione anche culturale, svolgono anche gli esercizi commerciali. Alle 20 facciamo questa riflessione su Via Mazzini, sul rilancio di Via Mazzini e del centro storico in particolare, con un incontro dibattito, perché noi siamo abituati a dare la parola e la voce a tutti i cittadini. Questo è un periodo molto particolare per la nostra città. Molto spesso la politica non è sintonizzata sulle esigenze reali della città. Ecco, noi proviamo a dare delle idee, proviamo a dare dei suggerimenti, e chi vi parla è la testimonianza diretta di come l'associazionismo impegnato può fornire alla politica, ma anche all'amministrazione, può fornire delle idee e dei progetti che poi diventano realtà concrete.
mi riferisco all'idea dei sottopassi che fu incubata in un piccolo circolo di cui ero presidente, mi riferisco al centro sportivo polivalente della zona G che adesso riprenderemo nei prossimi giorni, mi riferisco in particolar modo a questo progetto innovativo di Via Mazzini per il rilancio di una via che qualche anno fa, voi ricorderete, pullulava di attività commerciali, imprenditoriali e anche sociali, e che oggi è diventata veramente un biglietto da visita mortificante del centro storico e di Potenza. Di Nasileo, sembra comunque che questa città abbia bisogno, visto che la politica non lo sta facendo, dell'amore che i cittadini hanno per essa. Sicuramente sì. Ciò che mi ha spinto, insomma, a pensare questo progetto che metteremo in atto è sicuramente l'amore per la città. In assenza della politica e in assenza delle politiche, siccome abbiamo un bel simbolo della città di Potenza, il leone, allora io dico il momento di ruggire. Quindi, cittadini, emettiamo un bel ruggito di orgoglio, uno scatto di orgoglio, uno scatto di identità, ritrovare la nostra cultura, le nostre radici, trasmetterle alle generazioni nuove che sono prese da momenti di sbandamento, e quindi ritrovarsi insieme con tante associazioni che amano questa città. L'amore per la città è quello che può fare la differenza, non il bene della città. Perché oggi è una frase: per il bene della città, il bene della città, mi devono spiegare che cosa vuol dire. L'amore per la città, non il bene. Dina, a proposito di questo, il 23 organizzate questo evento, vogliamo provare a spiegarlo un po' meglio ai nostri ascoltatori? L'evento intanto è titolato Il presepe della cultura e delle tradizioni a spasso nel centro storico attraverso l'identità potentina. Abbiamo cercato, questo è un progetto pilota, l'ho ideato io, l'ho trascritto, l'ho registrato alla SIAE. Ho richiamato intorno a quest'idea tutta una serie di associazioni culturali, musicali, di ballo e anche liberi cittadini che si sono proposti. In che cosa consiste? Noi vogliamo far rivivere il centro storico. In che maniera? Abbiamo, diciamo, tracciato un itinerario che avrà inizio al tempietto di San Gerardo, dove verrà distribuito del materiale informativo sul percorso che si snoderà attraverso le vie del centro storico, e in questa prima fase verrà rappresentato un momento di collegamento fra moderno e ciò che si va a affrontare. Quindi troveremo dei ragazzi che faranno rap in dialetto potentino. Ah, che questo bello. Tanto per unire le nuove generazioni a quella che è la nostra identità e alle nostre radici. Poi si svilupperà su Vico Fratelli. Avrete il problema di come farla salire la gente in centro, visto che, nonostante le promesse dell'amministrazione, la prima dichiarazione del nuovo gestore dei trasporti pubblici è stata che non ci pensate nemmeno, se ne riparla a gennaio, per la questione delle scale mobili. Siamo nei tempi del tutto e del contrario di tutto, però io mi auguro che, siccome i cittadini amano ancora questa città, io ne voglio essere convinta fino in fondo, troveranno il modo in cui venire a divertirsi almeno per una serata. Subito dopo la pubblicità continuiamo a comprendere come vi state organizzando, ma chiaramente sul centro storico, da fare una domanda a Enzo Fierro, subito dopo la pubblicità. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Per gli operatori del settore agricolo, Fiore Ricambi, concessionario per Matera e provincia dei trattori gommati e cingolati Massei Ferguson. Vendita macchine ed attrezzature agricole a ricambi per trattori Fiat New Holland, Massei Ferguson, Landini, Goldoni, Lamborghini, motozappe e macchine da giardino Benassi, Steel, Ivea. Ricambista specializzato per mieti, trebbie, Arbos e Lavern. Fiore Ricambi effettua montaggi di boccole per cingolati, costruzioni tubi olio dinamici con assistenza tecnica per ogni tipo di macchine e attrezzature agricole. Con Fiore Ricambi sei più avanti. Zona industriale La Martella, Matera. Telefono 0835 30 73 42. La nuova antica fonte, sala ricevimento ed eventi nel nuovo e fantastico scenario. Il giardino con gazebi ed isole di degustazione, gli interni ammodernati faranno da cornice al vostro straordinario evento. Gli sposi che prenoteranno il pranzo nuziale entro gennaio 2016 riceveranno dalla direzione 1000 euro come regalo di nozze. L'antica fonte, dove il sogno diventa realtà. Antica fonte, Oppido Lucano, Potenza. Info 09 71 74 82 69. Seguiteci anche su Facebook.
Franco Sposi presenta la nuova collezione Sposa e Sposo con una fantastica sfilata domenica 10 gennaio. Start ore 17:30. Franco Sposi, lo stile più esclusivo, le firme più prestigiose. Valentini Spose, la sposa Pronovia Fashion Group, Ego, Nicole, Carlo Pignatelli Cerimonia Uomo. Da Franco Sposi troverai anche biancheria per la casa, tendaggi, bomboniere, lista nozze. Franco Sposi, presso Franco Arredamenti, piano San Nicola di Pietragalla. Info 0971 68 191 349 144 27 63. Internet francosposi.it. Koala Zampa non è solo toilettatura per cani e gatti, ma molto di più. Inoltre, doxy terraggio su prenotazione. Vieni a trovarci nelle nostre sedi di Potenza in via Verrastro 13A e di Villa d'Agri in via Nazionale 197. O visita la nostra pagina Facebook, Koala Zampa, quelli che sanno prendersi cura dei tuoi amici a quattro zampe. www.quellichelazampa.it. È preferibile su appuntamento al 393 10 93 360. So this is Christmas. Decore 20 Christmas è un nuovo showroom di oltre 1000 metri quadri, dedicati interamente al Natale. Addobbi, decorazioni, complementi d'arredo, luci e candele decorative e tantissime altre idee per rendere le tue feste indimenticabili. Decore 20 Christmas, per un Natale davvero speciale. Venerdì 18 dicembre, a partire dalle ore 16, grande evento e tanto divertimento con renne, Babbo Natale, area giochi e sorpresa per i bambini. Decore 20, Contrada Sant'Aloia, Fabbricato Pisani, Attito Scalo, Potenza. Il centro service BMW e Citroen Francesco Utizzi adotta programmi di assistenza tecnica che rispondono ad ogni vostra esigenza. Diagnosi tecniche con strumentazioni computerizzate poste ad interventi mirati. Servizio carrozzerie ed assistenza pneumatici con assetto elettronico KDS. Personale altamente qualificato presso i training center BMW e Citroen. Francesco Utizzi è sinonimo di qualità, sicurezza e garanzia. Via Barca, 500 metri a sinistra, uscita a 3, Sala Consilina Salerno. Telefono 0975 52 205 32. Aperti anche il sabato. francescutizzi.it. Fuori tutto? Sì, fuori tutto da Marlen White. Il vero fuori tutto sulle nuove collezioni con sconti fino al 50%. Dai, accompagnami, perché con questo fuori tutto rischio di non trovare più niente per Natale ed io il mio regalo lo voglio qui. Marlen White Boutique, via del Galitello 89, Potenza. Per il mio matrimonio vorrei provare 100 abiti, visitare le location più belle, scegliere il miglior servizio fotografico, l'addobbo floreale più affascinante. Non ce la farò mai! Visitiamo Matera Si Sposa dal 28 al 31 gennaio e in poco tempo risolviamo tutto. E per completare la nostra nuova abitazione? Troveremo arredamenti esclusivi, infissi e impianti tecnologici a risparmio energetico e tanto altro ancora. Matera Si Sposa, Fiera del Matrimonio 2016. Dal 28 al 31 gennaio, Matera, Via dei Mestieri, zona artigianale, 800 910 374, oppure materasisposa.it. Avete necessità di assistenza a domicilio? Casa di riposo Il Ritrovo, con personale specializzato e qualificato, offre assistenza diurna e notturna direttamente a casa vostra. Casa di riposo Il Ritrovo offre servizio badanti e assistenza notturna in ospedale. Per maggiori info 328 82 11 810. Diva Profumerie Cosmesi. Prodotti delle migliori marche per la cura e la bellezza di viso e corpo, con esclusiva di zona Ischia Cosmesi Naturali. Nella tua profumeria troverai gentilezza, professionalità, consigli personalizzati. Diva Profumerie Cosmesi, nuovo piazzale commerciale, località San Sebastiano, Sala Consilina Salerno. Telefono 0975 52 11 47. Sconto del 25% su linea viso e corpo Colistar e Lancaster. Meglio un prezzo leggero o vivere un sogno? Meglio vivere un sogno a un prezzo leggero, con GS Arredamenti. Prima di acquistare, passa da GS Arredamenti di Strazioso Raffaele a Tito Scalo, presso il centro commerciale Iris, dove troverai il centro cucine progettate per voi, su misura, a prezzi di fabbrica, senza intermediazione. 0971 48 52 80. Centro Cucine Febal. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Radio Potenza Centrale, l'informazione dal nostro territorio.
E ci eravamo lasciati con l'iniziativa che ci stava proprio, di cui ci stava parlando Dina Sileo, relativamente al centro storico. Centro storico entro il quale Enzo Fierro ha voluto anche insediarsi la tua associazione, proprio anche in maniera simbolica, ma che è oggetto in questi giorni di una serie di disservizi e di problematiche che voi provate ad affrontare offrendo soluzioni. Perché mi ricordo c'era un detto, dice: se hai un problema e non arrivi con la soluzione, diventa un problema anche tu. Sì, hai detto bene Giuseppe, noi abbiamo fatto una vera e propria, abbiamo lanciato una sfida che è molto ambiziosa, che è quella proprio di aver trovato sistemazione sotto il famoso muraglione di San Gerardo. Noi siamo alla fine di Via del Popolo, siamo un movimento popolare interclassista, quindi abbiamo trovato, come si dice, la nostra naturale location, nel senso che siamo nel cuore della città. Ci interessiamo della così riqualificazione urbana non solo del centro storico ma di tutta la città, dicevo prima anche delle aree periferiche e di tutte le attività che proveremo a trattare sempre con l'ausilio di professionisti, amministratori, cittadini della nostra città, ma in questo particolare momento è utile investire nel centro storico e noi abbiamo dato prova dell'amore nei confronti della nostra città, appunto aprendo questa sede che è il luogo di tutti i potentini. Io l'ho detto anche durante la inaugurazione che abbiamo fatto nei giorni scorsi, la nostra sede è la sede di coloro i quali hanno a cuore il futuro di questa nostra cara città, anche se malandata. Ma lo vogliamo fare soprattutto portando avanti un ragionamento sulle idee, sulle proposte. Non è un caso, come ti dicevo prima, che la discussione di questa sera, aperta a esercenti commerciali, cittadini, creativi, associazioni e quant'altro, è proprio una riflessione per parlare, per discutere di cosa possiamo fare di questa zona. Proprio per rivitalizzare e dare la centralità che merita al centro storico, credo, Dina, voi abbiate pensato a questo evento natalizio tra le vie di Via Pretoria, i vicoli, le piazze. Assolutamente sì, tant'è che nelle trasmissioni precedenti fu proprio questa la sede in cui fu lanciata l'idea, che poi è stata messa su carta in men che non si dica. E questa è una soddisfazione, perché purtroppo certo. Qui noi ci troviamo a evidenziare... C'era anche il consigliere Carretta. Ecco. Ad evidenziare i problemi della gente e qualche volta riusciamo a risolverli, e molto spesso parliamo di problemi che trovano difficile soluzione, poi quando anche parte qualche proposta e questa si concretizza è una soddisfazione. Ed è una soddisfazione per tutti noi. Come dicevo prima, volevo tracciare velocemente il percorso, diciamo l'itinerario, che vedrà la partenza dal tempietto votivo di San Gerardo, poi ci sarà Vico Fratelli de Rosa, dove verranno rappresentati i mestieri, gli antichi mestieri, il mastro d'ascia, il ferraio, eccetera eccetera, e poi Vico Picernesi, dove c'è una rappresentazione delle massaie, delle attività che facevano le massaie con l'intonazione dei canti delle massaie. Poi Piazza Duca della Verdura, dove sarà rappresentato il momento del folklore, quindi il ballo della quadriglia, della tarantella, ove verranno, mi auguro, coinvolti anche i passanti, perché questa è una cosa per far vivere tutti. Vico Fratelli Bandiera, dove verrà rappresentata la cultura della tradizione del fare la salsiccia in casa, il gioco della morra che veniva fatta all'atere, insomma, del momento del festeggiamento. Poi avremo delle serenate, quindi, che rievocheranno l'antico e castigato corteggiamento, e il tutto finirà a Largo San Michele, dove ci sarà allestito proprio un campo dove ci sarà la festa finale e verranno cucinate delle pietanze della tradizione povera contadina, pane cotto e rape, acqua sala, chi più ne ha più ne metta. Ovviamente io voglio approfittare di questa sede per dire che non è una cosa che è organizzata ed è già chiusa.
chiunque si voglia rendere protagonista di questi momenti può anche chiamare voi, insomma, attraverso di voi e partecipare ad un momento in cui veramente forse è il caso di ritrovare un po' di serenità. Sicuramente non mancherà occasione, anzi proviamo anche attraverso le nostre frequenze, rendendoci disponibili ai nostri classici contatti, per tutti coloro che volessero in qualche modo dare il proprio contributo, anche chi volesse in qualche modo mettersi in evidenza. Sono tanti gli artisti che noi promozioniamo anche nel campo lo del folk, è anche quello, certo. Esatto, per mantenere l'identità che vorremmo non si perda, quindi se magari c'è qualcuno che suona l'organetto e che si vuole venire ad esibire è assolutamente un piacere. Ti do una primizia, mi esibirò anche io con l'organetto. Oh, complimenti. Ah, che bello, questa non me la perderò. Enzo, sicuramente il centro storico è un nodo importante per tutte le politiche che afferiscono la città, ma ce ne sono anche di altre. Noi tra l'altro abbiamo gli studi proprio nelle prossimità della zona G e leggevo anche sui social che voi state promuovendo l'iniziativa del centro polivalente da individuare proprio in quest'area. Vogliamo spiegare meglio? Sì, allora io ero presidente del circolo Angilla Vecchia, mm-hmm. Praticamente organizzai questo concorso nazionale, bandimo questo concorso nazionale di idee per la progettazione di un centro sportivo polivalente nella zona G, quindi a pochi metri dallo studio dove ci troviamo. E niente, un'altra grande scommessa anche qui dopo tre anni da questo interessante progetto. Ci tengo a precisare, apro e chiudo parentesi, l'unico concorso nazionale di idee promosso in questa città per professionisti under 35, cioè per giovani ingegneri ed architetti non solo della regione ma anche dell'intero paese. Aderirono e parteciparono studi e consorzi anche di altre realtà regionali. Un bel progetto, vinse lo studio UOP, che poi successivamente si rese protagonista e promotore. Non so se ricordate il discorso della CIP Zoo. Come no? Ecco, quindi da allora nacque questa idea di questo centro sportivo polivalente, che peraltro dovrebbe interessare una zona di pubblico servizio, quindi di pubblica utilità. Successivamente, due anni dopo, come dicevo poc'anzi, il Comune di Potenza ha bandito un avviso pubblico per la progettazione, manco a farlo apposta, di un centro sportivo polivalente in quella zona. Noi tra qualche giorno ripresenteremo il progetto all'interno di questo laboratorio che è quello del CAST, che ultimamente sta facendo degli incontri di urbanistica partecipata proprio a Poggio Tregalli, perché vogliamo che abbiamo già candidato questo progetto all'interno della loro discussione, perché riteniamo che sia valido, perché riteniamo che il concorso nazionale di idee, che il concorso di idee possa dare ancora l'opportunità a tante professionalità, a tante risorse che ci sono in questa città. Perché il guaio di questa città, caro Giuseppe, è che noi abbiamo tante risorse. Noi siamo un movimento civico che basa la propria presenza e la propria essenza, proprio sulla possibilità di dare voce, di dare spazio a tutte le risorse di questa città. E quindi io ritengo che sia una cosa da tenere in debita considerazione. Enzo Dina poneva un tema importante di quanto sia, diciamo così, necessario che anche i cittadini si attivino e facciano delle proposte interessanti come quella che lui ci ha appena spiegato. Però forse non è anche il sintomo della mancanza di una corretta amministrazione, cioè se adesso tu la realizzerai, e quindi non ti voglio portare su un terreno scivoloso, ma una cosa che diciamo gratuitamente voi avete pensato per la città ha dovuto scontrarsi non poco anche con la faraginosità della macchina amministrativa. Ma sicuramente sì, io non a caso ho
ho iniziato, diciamo, il mio intervento dicendo in assenza della politica e in assenza di politiche, per cui più che un terreno scivoloso è un invito a nozze. Chiaramente io ho, con grande entusiasmo e in maniera assolutamente trasversale, per cui non ho neanche utilizzato tra virgolette la presidenza di Rivolta all'Italia, anche mi onoro di avere qui in Basilicata, che ma tra anzi... l'altro però vogliamo dirlo, sì. Ha comunque uno spirito civico, è un movimento, non certo. È un partito. È un partito che ha un atto costitutivo, uno statuto, però è un partito che parte dalla società civile in movimento, con la società civile che adesso è stanca del lassismo, dell'assenteismo e di tutto quello che finisce con ismo attribuibile alla politica. Quindi diciamo che è un modo nuovo di fare politica, di fare azione. Sempre e comunque. E effettivamente io mi sono dovuta scontrare con il pregiudizio della politica nel momento stesso in cui ho presentato il progetto, perché qualcuno dice chissà chi c'è dietro, ma chi ci potrà mai essere dietro? L'amore per la città. E allora, sì. Francamente, inizialmente, insomma, sono stata presa non dallo sconforto, però dico vabbè, ma se anche davanti a queste cose, poi invece insomma in realtà andando oltre il pregiudizio, cercando di capire che effettivamente era assolutamente ed è assolutamente a titolo gratuito, non c'era alcuna spendita per l'amministrazione comunale, e che era una cosa insomma partecipativa, carina, mi auguro che insomma veramente ci sarà ampia partecipazione, inviterei volentieri tutti i 30 consiglieri comunali a ballare la quadriglia, la comando io. Beh, e ci divertiamo tutti anche insieme. La redazione di Radio Potenza e certo che sì. Enzo, sulle considerazioni che faceva anche Dina Sileo, vorrei anche una riflessione da parte tua su queste ultime cose che ha detto. Allora, innanzitutto noi mi fa piacere che esista questa, come diceva lei, questo movimento Rivolta all'Italia, mm-hmm. se non mi sbaglio, non per marcare differenze, per l'amor di Dio, ma noi siamo davvero l'unico movimento civico autoctono della città di Potenza, quindi io invito in realtà prima più che di parlare di questo, del quale ti darò la possibilità, sì. anche di fare il mio riferimento, sì. era al fatto che in questa città spesso non ci si preoccupa del cosa si propone, ma dal chi lo propone. Ma ed è un malvezzo questa è una diciamo è una patologia di antica diciamo origine. La verità è che spesso si vengono premiate delle situazioni che invece non nascono dal basso, mm-hmm. come ad esempio l'associazionismo, come ad esempio i movimenti che stanno per nascere, come il nostro movimento, che ripeto, non per marcare assolutamente delle differenze, ma è davvero il movimento che nasce dalla passione di alcuni cittadini di Potenza che hanno a cuore davvero la loro città e che mettono a disposizione le loro competenze, i loro spazi proprio volontari per dare un contributo a questa città. È finito il tempo della delega per quanto mi riguarda e soprattutto noi siamo nati perché vogliamo che a Potenza città ci sia più spazio e soprattutto più riconoscimento di chi invece vuole creare le condizioni per la nascita di una classe dirigente to cure a 360 gradi che sia, voglio dire, davvero responsabile, che sia solidale e che sia soprattutto preparata. In conclusione di trasmissione, ricordiamo gli appuntamenti, Dina. Quindi 23 di dicembre, ricordiamo ore 17:30. Ricordiamo il nome dell'evento. Il presepe della cultura e delle tradizioni potentine. Dove avete la possibilità di vedere Dina Sileo all'organetto, la quadriglia, se accetteranno l'invito, comandata da lei, dei consiglieri comunali, ma sicuramente alla quale parteciperanno gli amici di Radio Potenza Centrale. Paolo Di Biase dall'altra parte del vetro dice se gioca a morra. Solo se mi è consentito veramente un istante di certo. ringraziare il professore, si arrabbierà perché lo chiamo così, sì. vuole essere chiamato maestro, Vincenzo Perretti, uh-huh. che è uno storico potentino che ha dato un contributo culturale e seguirà lui la lettura delle poesie in vernacolo, uh-huh. che verrà fatta per ogni vicolo, per cui senza la sua collaborazione c'era l'entusiasmo, ma la vera identità, lo studio storico e la serietà certo. di quello che andiamo a fare
non ci sarebbe stata, così come la compagnia anche teatrale città Uguale bisogna Mird. Di riappropriarsi della propria identità, perché anche la mancanza di un'appartenenza identitaria molto spesso ci porta a prendere la deriva, certo, che si è preso. Enzo, appuntamento stasera alle 20. Io rinnovo invece l'appuntamento a tutti a partecipare al nostro incontro dibattito alle ore 20, corso 18 agosto 85, presso la nostra sede, in cui parleremo di politiche, di questo progetto pilota per il rilancio di via Mazzini e il centro storico. Io ringrazio Enzo Fierro di We Love Potenza per aver accettato il nostro invito. Grazie, e poi magari come al solito noi siamo soliti fare il nodo al fazzoletto, quindi queste sono le proposte, vedremo anche cosa successivamente accadrà, se vi sarà data la possibilità di realizzare quanto voi proponete e se in qualche modo possiamo essere utile cassa di risonanza, siamo qui a disposizione. Noi dal fazzoletto con Dina senz'altro lo facciamo, anzi Paolo prepara le telecamere che il 23 si sale in centro e riprenderemo anche l'evento. Questo era Comunicare per Cambiare, il nostro modo per poter provare ad orientare le politiche verso i reali problemi della gente attraverso la comunicazione di prossimità di Radio Potenza Centrale. Noi dal fazzoletto sono davvero tanti, quelli che mi piace di più immaginare di sciogliere sono quelli dei quali abbiamo parlato in questa fase finale, perché sinceramente un po' è diventato stucchevole dover ritornare ogni venerdì su questioni che riguardano poltrone, correnti, compensazione, giunta. Questa città ha bisogno di uomini e donne di buona volontà che si spendono con spirito costruttivo e per amore della nostra amata appunto città. Io vi ringrazio, vi ricordo che tutto questo lo potrete rivedere in podcast a partire da questo pomeriggio all'indirizzo www.radiopotenzacentrale.com o anche subito tornando indietro con il cursore del nostro canale YouTube, perché c'è la funzione pausa e torna indietro, lo potete rivedere proprio in questo istante se avete perso qualcosa o nella vostra macchina sulle frequenze 96.100 e 87.6 su Radio Potenza Centrale più 1, che è l'emittente che trasmette tutto ciò che è andato in diretta in differita di un'ora. Io ringrazio Paolo Di Biasi alla parte tecnica, Maria Fedota per la redazione giornalistica e la linea torna allo studio. Radio Potenza.